Gente, ho creato la combo della vita, ho messo insieme piragna, mostriciattoli, shuriken, raggi laser, per infliggere una quantità immensa di dolore a questo manichino e arrivare al punteggio più alto mai raggiunto. Oh guys, salve a tutti, sono Espigioca e bentornati in Happy Room. Oggi siamo tornati su questo incredibile gioco di tortura, perché ho sbloccato delle incredibili armi per procurare ancora più dolore e sofferenza al nostro manichino, che stranamente si comporta come un essere umano, ma fate finta di nulla. Mi raccomando, sapete che le serie vanno avanti solo grazie al vostro supporto, quindi lasciate un bel mi piace e un commento qui sotto e io vi porterò altri video come questo. E diamo inizio alla tortura, proviamo subito l'ascia, un'arma che ho già sbloccato lo scorso episodio, ma solo ora vi mostro qualcosa di, oh mio Dio, completamente crudele e devastante. Peccato che si rompano molto facilmente e respingano via il manichino, quindi penso di dover utilizzare qualche combo particolare per poterle sfruttare a pieno. E diamo un'occhiata anche alle mazze, che di mazza hanno poco, ma comunque sono degli aggeggi di metallo su cui il nostro manichino si blocca e rimane appeso subendo un sacco di danno. Anche quest'arma penso debba essere utilizzata in combo, perché da sola non ha una particolare efficacia. Ma voglio subito passare alle armi da fuoco, meglio da ghiaccio, perché ho realizzato, oh yes, questo sistema per vedere se i manichini possono essere scongelati dal fuoco. A quanto pare no, muoiono direttamente bruciati. E ovviamente questo sistema è anche un escamotage per completare qualche obiettivo extra che ci fa guadagnare tanti soldini, per ottenere ancora più trappole e realizzare una stanza ancora più violenta. Yes, obiettivo raggiunto. Ok, voglio assolutamente mettere alla prova queste pistole ghiacciate, voglio vedere quanto riescono a essere cattive. Mio Dio, i danni che fanno! Ma com'è possibile? Ma com'è possibile che il ghiaccio crei così tanto caos? Mio Dio, si è arrivati a 5.000 in una botta sola, what the fuck? E ho messo anche le pistole acide a questo punto. Come potete vedere, sparano dei proiettili verdi che si piazzano sul nostro manichino e lo fanno soffrire come un matto. Abbiamo sbloccato Tesla, abbiamo sbloccato anche le granate. Mio Dio, quante... anche gli steak! Stiamo sbloccando un sacco di cose oggi grazie a queste pistole ghiacciate e a quelle acide. C'è anche l'antigravità, ma com'è che funziona? Forse devo toccarla col personaggino? Wow, oh mio Dio, possiamo mettere un campo antigravitazionale all'interno della nostra stanza. E subito dopo possiamo utilizzare i nostri lanciagranate per rovinare l'atmosfera che si è creata, mettendo il nostro manichino ancora più in difficoltà, sballottato da una parte all'altra. Grazie a queste granate continua a prendere danno e a rimpiangere di essere nato. E ora, gente, voglio sfoderare le Tesla. Guardate i fulmini, guardate i fulmini. Si è già fermato. Ok, già sistemato. Guardate i fulmini che colpiscono il nostro manichino e lo fanno soffrire come un dannato. E poi ci sono ovviamente anche le pistole che lo congelano completamente. Ho messo delle mine sotto per farlo rimbalzare e ovviamente anche dei bouncer nel caso in cui le mine finiscano. Ed è veramente una stanza incredibile da tortura. I Tesla però si sono già scaricati, tutto ciò che rimane è qualche mina e ovviamente queste pistole congelanti. I raggi Tesla non sembrano essere particolarmente soddisfacenti, invece voglio provare a mettere un bel po' di mazze una in fila all'altra e vedere se riesco a creare qualche combo assurda. Vediamo se il manichino riesce a, wow, esatto, andare nell'angolo in alto a destra. Mio Dio, tutto calcolato perfettamente. Ora dovrebbe cadere qui e ritornare dall'altra parte. Ok, questa cosa è una figata, mi piace creare un sacco questo tipo di combo. Attento, attento che ti appendi per il piede. Perché non aggiungere un pochino di balestra a questa combo, che fanno un fottio di danni, guarda, brutal. Mio Dio, guardate quanti danni stiamo facendo. Ok, ok, sei caduto alla parte sbagliata, ciccio, però. E un pochino di pistole congelanti, giusto per incrementare il danno ancora di più. Guardate, Fury, abbiamo sbloccato anche un obiettivo nel frattempo e è partita la testa. No, ci sono anche i potenziamenti, possiamo migliorare le nostre armi e fornirle di lame aggiuntive. Incredibile. Guardate, guardate, guardate cosa ho appena scoperto. Le nostre asce possono essere upgradate per avere più lame, penso anche per durare di più. Questa cosa forse ci permetterà di ottenere l'obiettivo di tagliare la testa al manichino con un colpo di ascia e sarà fottutamente incredibile. Partiamo con la pazzia. Wow, ok, le ho puntate in questa maniera in modo che lo tengano sospeso per aria, continua a colpirlo, ma si rompono in un attimo. Ok, ho migliorato la stanza, l'ho resa ancora più letale e torturosa. Esiste la parola torturosa? Comunque adesso il manichino si sta pigliando veramente più asciati in faccia, a parte che è andato via. Nonostante cerchi di scappare, però ora con queste pistole congelanti riusciremo a fargli ancora più danni e spero riusciremo soprattutto a staccargli la testa, dannazione, perché è mezz'ora che provo sto obiettivo. Ecco, ti sei incastrato lì sopra. No, aspetta, sei uscito. Oh yes, pigliati questo e pigliati quest'altro. Dai, dai, ci siamo quasi, ci siamo quasi. Un altro colpetti, eccolo. Continua a voler sfuggire alle mie trappole questo piccolo bastardo, ma questa volta ho messo anche dei pali sopra
sopra che lo possano impalare con incredibile violenza. Destruction, guardate, stiamo stabilendo nuovi record di dolore in questa nuova stanza della morte. E mi sento più vicino che mai al mio obiettivo di staccargli la testa con un'ascia. Riusciremo, ce la faremo. Dai, essa, ce l'abbiamo fatta. È partita la testa, l'abbiamo staccata con un'ascia. Yeah! Ho realizzato il sogno di una vita. Da piccolo volevo essere un boia e staccare la testa alle persone. Ma dato che siamo andati vicinissimi a superare il nostro record di dolore, sbloccare nuove armi, ho aggiunto un paio di balestre che possono concludere l'opera per riuscire a sbloccare tante armi nuove da provare insieme. E devo dire che tutte le trappole stanno facendo il loro porco lavoro. Guardate, ho creato un muro di seghe rotanti che gli impediscono di scappare. Ovviamente ci sono dei respingitori che lo ributtano al centro dell'azione. Yes! Abbiamo sbloccato una nuova arma, il laser. Vediamo se riusciamo a sbloccarne un'altra, perché siamo molto vicini anche alla prossima arma. Dai, prendetelo, impalatelo tutto. Un altro colpetto. Oddio, quasi. Oh, l'abbiamo ripreso. L'abbiamo ripreso e ributtato all'interno del circuito del nostro turno. Un altro colpo critico. Un altro ancora. Siamo vicinissimi a sbloccare la prossima arma. Ce la faremo. Riusciremo a infliggergli gli ultimi attimi. Yes! Di dolore. Mini laser sbloccato. Ci possiamo ritenere soddisfatti. Vediamo in cosa consistono queste nuove armi. Ok, allora il mini laser si posiziona sulle pareti. Ok, in due parti, esattamente come il Tesla. E brucia. Ok, come un raggio che brucia. Mentre il laser normale spara un laser, quindi è come il raggio che brucia, però targettato al nostro obiettivo. Gente, ho sbloccato gli upgrade degli impalatori, ora posso metterli anche sul pavimento. Guardate, guardate che salti gli fa fare. Lo prende, lo sbatte a terra, rimbalza e c'è un altro palo pronto a impalarlo e a causargli tanto tanto altro dolore. Ovviamente tutto questo è con lo scopo di sbloccare il prossimo obiettivo, che siamo molto vicini, yes, a prendere. Quello di impalare il nostro manichino per 4 volte consecutive con lo stesso palo. E gente, avete presente l'obiettivo di far volare il manichino per 15 secondi utilizzando le minigun? Ebbene gente, un aggiornamento delle minigun ci permette di metterle anche sul pavimento e finalmente ce la sto facendo! Finalmente le ho posizionate tutte, come potete vedere, riempito di minigun e il nostro manichino è vicinissimo a sbloccare l'obiettivo. Ce l'abbiamo fatta finalmente, era qualcosa che mi portavo dietro dallo scorso episodio. E a questo punto sono curioso di provare le minigun con la gravità zero, che poi ci permetterà anche di sbloccare il prossimo obiettivo. Guardate come si prende queste smitragliate in faccia per poi ritornare per aria e vorticare nell'infinito. Perché non aggiungiamo un po' di mostri? Oh mio Dio, anche i mostri sono influenzati dall'antigravità. Guardate come stanno leggiadri a vorticare. È bellissima questa cosa, gente. È stupendo quanto questo Happy Room utilizzi ogni singola risorsa a sua disposizione per creare delle situazioni perfette. Perché questo video si merita un mi piace? Perché Espy è in grado di costruire congegni malefici come questo, gente. Ho creato un frullatore con i mostri che... Dannazione, uno mi è scappato! Ecco, brutto bastardo, torna dentro! Maledetto mostro ribelle, che ci permettono di accumulare un sacco di punti e ottenere nuove armi, anche se non sta andando tutto come previsto, dato che i mostri stanno crepando giù. Ok, ora ho potenziato i mostri, gente, e ora quando muoiono esplodono in una pozza acida che danneggerà un sacco il nostro manichino. Come potete vedere, boom, 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 mi stanno esplodendo tutti quanti, forse perché mangiano troppo. E il nostro caro manichino si becca tutto l'acido, cosa che gli causa un incredibile danno. Ma lo sapete che mi piace esagerare, perché non aggiungere ancora più mostri e segherò tanti ovviamente per tenerli a bada. A questo punto veramente stiamo puntando ai big big punti, perché ci sono veramente tantissimi mostri, non li distingo nemmeno più uno dall'altro e il manichino sta subendo atroci violenze. Siamo vicinissimi dallo stabilire un nuovo record e allo sbloccare una nuova arma. Penso siano dei pesci le prossime armi, sono molto molto curioso di vedere di cosa si tratta. Ci siamo quasi 9000 poi. Oh, piranha! Oh yes! Com'è che funzioneranno? Sono acquatici, com'è che funzionerà sta cosa? E anche shuriken, abbiamo sbloccato pure il shuriken, quindi gente, due armi in uno, sono assolutamente ansioso di provarle, ma prima voglio fare una piccola modifica al mio setup. Ho risparmiato sulle seghe rotanti di protezione laterale, ho messo ancora più mostri, perché a quanto pare non rischiano di saltare fuori, anche se c'è una piccola emorragia di mostri a quanto pare, perché sono saltati tutti fuori, ma da sotto, non da sopra come pensavo io. Dannazione. Proviamo questi bei piranha, come si comportano? Oh mio Dio, quindi è una sorta di gravità zero all'interno di un cubo d'acqua, wow! E ovviamente l'acqua diventa sempre più color sangue man mano che piranha mangiucchiano i testicoli del nostro manichino. Qualcosa di assolutamente straordinario. Il piranha mi è andato da pensare, quindi ho realizzato una combo veramente, veramente straordinaria. Ho messo di tutto in questa stanza, di tutto. E mi avanzano ancora soldi, perché non sapevo cos'altro aggiungere. Balestre, shuriken, li potete vedere sul pavimento perché li ho aggiornati. Raggi laser, pistole congelanti, mostri ciattoli, ovviamente gli stessi piranha. E sotto ci sono ovviamente anche i pali che lo stanno impalando mentre viene divorato i piranha. Penso che questa cosa sia veramente eccezionale da vedere, ma in quanto a punteggio non è molto efficiente quanto le cose che abbiamo fatto prima. Ovviamente mi piacciono entrambe
le cose, sia realizzare i big punteggi, ma anche creare delle trappole che sono veramente uno spettacolo per gli occhi. E molto molto sanguinose e sadiche. Quindi gente, questo era Happy Room. Spero vi sia piaciuto, non dimenticate che queste serie vanno avanti solo grazie al vostro supporto, quindi non dimenticate di lasciare un bel mi piace per avere altri video di Happy Room e un bel commento, dato che li leggo ogni volta e mi piacerebbe sapere cosa pensate di questo incredibile gioco e quali altre sfide potrei affrontare nei prossimi episodi. Ciao ciao!